Ciao ragazzi, siamo qua a ISPO in Germania e sono nello stand Nitro con Max. Piacere Max. Perché ero curioso di sapere di più sulla linea Quiver di Nitro, che è questa linea di tavole, come lo vogliamo definire, Max? La linea Quiver di quest'anno è una linea specificatamente freeride, una linea molto molto divertente, fatta e pensata per divertirsi in montagna. Guarda che bello che è Danilo. Questo è Spiller. È una linea nella linea, è quasi un brand all'interno del brand. Poi sono diventate tante. È nata come linea di tre tavole parecchi anni fa, sviluppate da Brian Fox e Austin Smith. Nel tempo il loro modo di fare snowboard è cambiato e questa è l'espressione del loro modo di fare snowboard. Quindi abbiamo la Cannon, che è un 203, arriviamo fino a 203 centimetri. Una spada enorme. La Slash, che è una tavola nuova di quest'anno. Yes. E comunque profilo nose e tail allungati, direzionale. Questa è una tavola un bel po' molto molto divertente, molto morbida. Questo non è solo da freeride, Max, questa è... Questa qui è un freeride divertente. Quindi la possiamo usare anche in pista? Assolutamente quando non c'è frescone? Sì. Questa è una neve primaverile, tipo se hai lo Slash primaverile, infatti il nome viene anche da quella neve un po' sciolta, così. Slash. Ok. Questa è Max, la? Banker. Questa, tra tutta la linea Quiver, è la più incazzata. Punta e coda tagliate, sciancatura progressiva. Cosa vuol dire sciancatura progressiva? Attenzione, sciancatura progressiva. Andiamo sul side stylica, perché abbiamo due raggi di sciancatura, uno più lungo e uno più corto, uniti in un unico raggio chiaramente, quindi il raggio di sciancatura è fatto da due raggi. Il raggio della coda è un pelo più piccolo, la grossa differenza è che andiamo ad ogni curva la tavola tende ad accelerare, quindi una tavola un po' più aggressiva che ogni curva noi andiamo a accelerare e abbiamo un feeling di curva molto molto attivo. Quindi che per tirare delle carvate in pista, questa più profonde, è la bomba, manina a terra, queste cose qua, gomitino. Questa fa parte anche, non c'è il loghetto, ma ci sono una serie di tavole Nitro contraddistingue dal logo Carver Crew, che sono tutte le tavole adatte per il carving. Quelle più Carver Crew. Carver Crew. Nitro, teniamo Carver d'occhio Crew. Questa cosina qua. Poi abbiamo la Pau. Codona di rondine. Questa è la tavola più, tra virgolette, antica di tutta quanta la linea, infatti questa era già presente nelle primissime linee Quiver. La nonna. E la nonna un po' di tutte, è una tavola super mega nonna divertente. Della linea. Un 54 che è inaffondabile in qualsiasi condizione di powder, con questa qui non andrei mai sotto. La sciolinatura di fabbrica delle tavole Nitro quest'anno viene fatta con delle scioline a base naturale. Yes. Tutte quante? Tutte quante. Fanta quindi rock. Questo è uno dei piccoli passi in altro verso, sì, abbiamo eliminato la plastica nel packaging degli attacchi già da due stagioni. Questo ci piace. Ultima delle Quiver, non per importanza, la Fin Twin, che invece se quella di prima era un 54, questa è un 49, piccolina, super agile, camber incazzato al centro, però piatto su punta e coda, quindi è molto incazzato nella parte centrale, più esagero. Ma nella parte centrale però si vede, guarda, anche dal video si vede il camberone. Per lasciare un'entrata e un'uscita di curva più facili. Questo è per me, questo è un giocattolino per me. Mi avete chiesto in tanti informazioni sulle Quiver di Nitro e adesso ne so di più anch'io perché non vi sapevo mai rispondere a fondo. Grazie. Saluto. Max. Ciao. Saluto da ISPO.